diciamo un po' dal tuo infortunio, cosa è successo? Ti sei fatto male in colazione in cui sei inciampato in area? Su un'altra azione dove ho fatto un cambio di direzione ho sentito un fastidio tra il tendine e il polpaccio, che poi più passavano i minuti e più mi aumentava il dolore. Dopo 2-3 minuti ho sentito il polpaccio che si induriva e quindi avevo male e ho chiesto la sostituzione. E cosa è successo quando sei uscito? No, io non riesco a capire. Ieri ho letto un po' i giornali, soprattutto un giornale qui, Il Secolo, diceva che c'era stata una lite tra me e Mister Mangia. Io ho avuto una reazione forte dove la prima cosa che ho trovato era una borsa, gli ho tirato un calcio dentro, ma penso che il mio atteggiamento è stato normale, perché dopo una settimana di lavoro intensa che ti prepari, arriva una gara importante come quella di Empoli, dopo 10 minuti devo uscire per un problema muscolare, che quest'anno già ne ho avuti altri, visto come Palermo che sono andato in ospedale per la botta che ho avuto alla schiena. Mi dà enormemente fastidio perché non riuscivo a dare una mano alla squadra, e poi soprattutto se penso che è uno stiramento, visto che manca un mese alla fine del campionato, rischi di stare 2, 3, 4 partite fuori e penalizzo sia la squadra che l'allenatore nelle scelte. Quindi non c'è stata assolutamente nessuna lite come avete scritto sui giornali, perché col mister sia a fine primo tempo che a fine partite ieri ci siamo sentiti e non c'è stato niente. Non riesco a capire perché si creano sti casi inutili o si cerca sempre la notizia in modo particolare. Quindi io stavo in panchina come il resto della squadra, i giornalisti stavate su in tribuna, e secondo me l'ho vissuta in prima persona io, e se lo dico io che non c'è stato niente tra me e l'allenatore, penso che dovete fidarvi e credermi di quello che sto dicendo. Perché non ci siamo? Perché le immagini sono televisive, non è un'interpretazione che ne diamo. Poi secondo me. Ma secondo te? Posso darti del tu? Posso darti del tu? Sì, premetto, io sono qua dal Secolo, non ho fatto da te. Certo. Magari ne hanno fatti altri, ma ci sono delle immagini televisive poco discutibili. Ma al di là di questo, un giocatore, secondo me, deve usare un'elasticità diversa nel dire che noi ci inventiamo sempre le cose. Perché è un'immagine televisiva. Io penso che dalla posizione dove. No, io non voglio fare polemica, però mi fai parlare? Mi fai parlare? Se mi fai parlare ti spiego. Ok, se mi fai parlare ti spiego. La posizione in cui vi trovate voi, siete addirittura coperti perché c'era una panchina e voi non vedete, voi avete visto delle immagini televisive che ho fatto io, quindi chi meglio di me può giustificare quello che ho fatto o può raccontare nei migliori dei modi la situazione? Ero incazzato nero perché sono uscito in una partita dove per noi era la vita, una partita importantissima. Già è la terza volta che mi succede in questa stagione. Permetti che mi girano un po' le scatole su questa situazione? Perfetto. Allora, se io ti dico che il problema è il fisico, ero incazzato, se penso che mi sono stirato, salto le prossime 2-3 partite, che per lo Spezia, per la squadra e per la società è il momento clou della stagione, mi dà fastidio questa cosa, è normale che mi arrabbio. Assolutamente sì, quindi quando tu sei uscito, ma secondo. Invece di dire, no, vediamo il problema dove sta, avete scritto che il problema è che Schiattarella ha litigato con Mangia, quando non c'è assolutamente niente di vero su questa cosa. Quindi quando tu sei uscito, lui ha detto. Il mister ha assolutamente detto cosa ti hai fatto, sulla domanda cosa ti hai fatto, come posso litigare con l'allenatore? Anche perché gli ho chiesto io una sostituzione, non è che mi ha levato lui perché dopo 10 minuti stavo giocando male. Gli ho chiesto la sostituzione per un problema muscolare, come in quest'anno che allo Spezia ce ne stanno succedendo tutti. Ogni partita ne abbiamo 5-6 fuori. È normale che queste cose qui ci fanno innervosire un po' a tutti. Scusa la squadra, volevo chiederti questo. Non c'è stata la linea. Cosa ti ha detto quando sei uscito? Cosa aveva avuto? Cosa mi può dire? Dopo 10 minuti di gioco cosa mi può dire? Però si vede Mangia alzare il braccio verso il tempo, non fare abbastanza concitato, tutti i giri c'è qualcuno che ti spinge a rigore via, cioè io. No, ma forse devo ripartire di nuovo. Forse non parliamo la stessa lingua allora. Ma forse parliamo la stessa
No, se, o volete, o forse siete contenti se io sto qua a dirvi che dovevo litigare con Mancia, siete tutti più contenti così? Allora vi sto raccontando quello che è successo, se continuate ogni volta che io dico una cosa, poi venite e mi fai di nuovo la stessa domanda, lui la stessa domanda, lui la stessa la stessa domanda vuol dire che a ogni singola domanda devo dare sempre la stessa spiegazione, vi dico che non c'è stato niente. Ovviamente l'allenatore dove ci ha perso Ciulina per infortunio, ci arriva per infortunio, stiamo giocando con un 4-4-2, tutti gli esterni stanno avendo dei problemi fisici, è normale che l'allenatore si gira e mi dice ma cosa è avuto, perché stavamo lontani e non avevamo comunicato. Quando ci troviamo a 2 cm in panchina gli spiego il problema che ho avuto, la mia reazione era solo perché mi sono fatto male, punto, che quest'anno è già la terza volta che mi succede. Hai rischiato di fare ancora più male? No, ormai per il nervoso che avevo era impossibile. Sì. Insomma, sarà un affidamento, penso. Oggi a Luna, infatti, c'è Bianchetti lì che dobbiamo andare a fare un controllo. Speriamo che non è niente di stiramento, di particolare. Spero solo che sia contratto, una contrattura forte. Speriamo bene. Adesso a Luna andiamo lì in ospedale e facciamo le visite. Polpaccio? Sì, tra il tendine e il polpaccio. Ecco, torniamo un po' alla partita. Si è parlato di uno aspetto un po' più, diciamo, non mollo, ma insomma, che abbia avuto forse una tensione agonistica inferiore alle ultime partite. Ti è sembrato anche a te oppure? No, io penso solo che lo Spezia nell'ultimo mese sta facendo ottime prestazioni, i punti stanno arrivando, solo che di fronte c'avevi un avversario come l'Empoli che sono 2 anni che sono sempre gli stessi giocatori, lo stesso allenatore, hanno dei meccanismi ben organizzati. Io l'anno scorso con loro ci ho giocato sia la finale dei playoff che il campionato e ci hanno messo in grandissima difficoltà. Sono 2 anni che si trovano sempre lì ai vertici del campionato e che per il secondo anno consecutivo ci provano per andare nella massima serie. Noi abbiamo fatto una buona gara. Ci è mancato qualcosina, però si sapeva che l'Empoli e Palermo hanno qualcosina in più rispetto a tutti in questo campionato. Scusa, no, no, non c'è. Visto che le sconfitte con il Livorno che hai appena affrontato, qualche gap c'è, che distanza c'è tra lo Spezia di oggi e un Livorno vincente come quello dell'anno scorso? No, ogni campionato c'ha una storia a sé. Io ti ripeto, pure noi quell'anno erano 2 o 3 anni che eravamo sempre insieme. Lo Spezia ha cambiato tanto nel mese di gennaio. Ovviamente bisogna trovare degli equilibri, loro si conoscono veramente a memoria, l'Empoli si conosce veramente a memoria, che sono 2 anni che stanno insieme tutti i giorni con lo stesso allenatore, rispetto alle altre hanno un vantaggio. Quindi uno Spezia confermato Pasquano, secondo te può ambire a trovare quei meccanismi? Se già quest'anno lo Spezia sta facendo buone cose, sta mettendo in difficoltà gli avversari e tutti parlano dello Spezia, vuol dire che secondo me se l'anno prossimo la maggior parte del, che poi non tocca a me decidere perché ci sono dei programmi societari, di allenatore, però non cambiare vuol dire iniziare già con un piede in avanti. Intanto c'è da finire questa stagione, siamo lì. Sì, sicuramente questo, manca un mese alla fine dove ci crediamo, ma soprattutto dobbiamo stare tutti uniti, squadra, allenatore, società, stampa, tifosi, che è il mese più importante. Poi il 31 maggio tiriamo una linea e vediamo dove ci troviamo, però in questo momento secondo me lo Spezia ha bisogno di tutti, l'entusiasmo c'è perché basta vedere la partita di giovedì in casa col Siena, il pubblico fantastico, infatti noi eravamo felicissimi di quella vittoria che abbiamo fatto. Venerdì giochiamo di nuovo di sera contro la Regina e speriamo di trovare lo stesso entusiasmo. Io ci spero, che tra mezz'ora c'ho le visite e non sia niente di grave, quindi devo fare prima dei controlli, prima di decidere, di valutare. Vabbè, diciamo, il controllo strumentale che tu sei, perché non è forzato, non c'è. No, a oggi ho fastidio. Oggi ho fastidio, quindi manca ancora una settimana, poi vediamo. Ok,
visto che sei rimasto in panchina, giusto? Sì, sì. E cosa hai dato al capitano? No, ma star fuori è ancora più difficile di quelli là che stanno dentro, perché si soffre di più. Ovviamente sia io che quelli là che siamo fuori siamo sempre vicino alla squadra, cercando di dare il nostro contributo anche da fuori. Ti ripeto, siamo un ottimo gruppo che in questo mese ci stringiamo ancora di più, ci uniamo ancora di più per arrivare a un obiettivo che sta lì vicino. Quindi ci proviamo in quest'ultimo mese e cerchiamo di dare ancora di più il massimo.